Dai che ci siamo, buon pomeriggio ragazzi e benvenuti alla prima di CQM del campionato dei ragazzi di Team Chrono Factor Live. È appena partita la prima vettura, quindi siamo con la prima vettura, dovrebbe essere Simone Conincoli che c'ha una 106, quindi vediamo chi c'è dentro. No, qua stanno ancora fermi, intanto Simone va su. Ecco Francesco Ghirelli che ha avuto subito un problema con la sua Fiat 126, si è fermato. Siamo con Gianluca Vizzali ragazzi, siamo al rettilineo delle case popolari. Intanto ci siete, benvenuti ragazzi, benvenuti ragazzi, ci siamo, stiamo facendo la live, della prima di campionato, perlomeno ci stiamo provando. Intanto siamo con Simone che mi sa che è ripartito, non ci ho capito bene o male per te, comunque ci siamo. Forse stavano facendo delle prove, dovremmo essere partiti adesso. Siamo con Corrado Blasi, intanto ci abbiamo pure l'amico Gianni in stanza, che lo salutiamo. Ciao Gianni, buonasera a tutti. Perfetto, ok Gianni, io intanto continuo, nel momento in cui tu ti senti di inserirti nella discussione entra tranquillamente che ci farà piacere, ok? Va bene. E allora ragazzi, continuiamo, intanto che scorriamo con le immagini io vado a dare un'occhiatella se sul canale siamo in diretta, così mi vado a condividere la live. Perfetto, ci siamo, intanto voi vi beccate, siamo quasi all'arrivo, passiamo su un altro concorrente, intanto qua ce ne stanno due che si stanno quasi per beccare. E allora andiamo a modificare due cose nel video, intanto qua mi sa che c'è stato un problema. È fermo Simone, sarà che stavano facendo delle prove, quindi mi sa che dovrebbero ripartire. Infatti eravamo ancora in prova, dovrebbe partire Francesco Ghirelli prima, esatto, erano delle prove quelle là, quindi adesso mi sa che siamo in gara, quindi uccio che mi sa che ci siamo. Intanto mi vado a sistemare le ultime due cosine nella live, andiamo a mettere una bella immagine d'anteprima, eccola qua, dai che partiamo, salva e alla grande, ci siamo, occhio che arrivo ragazzi, occhio che arrivo. Ok, eccomi qua ragazzi, ciao Dario, ciao Mario, ciao Giuseppe, ciao Michele, ciao Gameplay, ciao Andrea, ciao Daniele, ciao a tutti, benvenuti ragazzi, intanto si parte, abbiamo tre bicilindriche, no ragazzi, sto concentrato, tranquilli, ci siamo. E allora mi viene a sistemare il live map, il primo a partire dovrebbe essere Francesco Ghirelli con una Fiat 126, con una livrea ragazzi da paura, bellissima sta livrea, adesso la vedrete non appena partirà sta macchina, è veramente una bella macchina, quindi adesso mi vado a sistemare pure la chat, così c'ho i tempi e la chat, intanto che andate. Allora vediamo, apri un attimo una nuova finestra, ce l'abbiamo qua, questa ce la sistemiamo da qua, e allora live map e chat, perfetto ragazzi,
Mo ci siamo. Macchine spettacolari, sì, Giuseppe. Macchine spettacolari. Intanto partito Francesco Critelli. Dovremmo avercelo, sì, qui nella mappa, quindi ci siamo. Vediamo se riusciamo a beccare i tempi. Perfetto, Francesco Critelli è il numero 11, ragazzi. Il numero 11 è arrivato al rettilineo delle case popolari, quindi ragazzi, percorso spettacolare, quello da panico, Daniele, da panico. Ciao Valerio, ciao Gabriele, ciao Osvaldo. Intanto ragazzi, io mi vado a condividere questa live sulla mia pagina Facebook, voi fate la stessa cosa sulle vostre pagine Facebook. Sto cercando di beccare i tempi anche io. Grazie Gianni. Io ho la pagina dei tempi aperti, quindi in teoria dovrei beccarli pure io. Vediamo se ci riesco. E allora mi vado a condividere. Ok, grazie caro. Intanto ci abbiamo Critelli che sta venendo su. Un tratto molto impegnativo di questa cronoscalata. Qua ci sono due sinistre, il primo si riesce a fare in pieno, nel secondo bisogna un attimo tirar su il piede. Un percorso, ragazzi, spettacolare, facilissimo sbagliare, quindi io correrò questa sera ci sarà la live, ma sarà fatta in un altro canale, comunque la condivideremo sia nella mia pagina sia nella pagina degli amici di Team Chrono Factor Live, quindi potete tranquillamente riuscire a seguirla. Guardate intanto che spettacolare sta livrea di questa macchina. Intanto diamo un'occhiata e andiamo a vedere chi c'è lungo il percorso. Vediamo chi c'è dentro. Il numero 12, Gianluca Vizzari, ecco qua. C'ha la 700 con la skin di Pippo Marino, ragazzi. Gianluca Vizzari che sta venendo su anche lui molto bene. Dentro ci abbiamo pure Matteo Giliberto, pilota da seguire, perché Matteo, ragazzi, va veramente molto 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 forte, quindi molto probabilmente sarà uno dei contendenti per questo titolo riservato alle vetture due cilindri. Andiamoci a beccare la salita di Matteo, che in questo momento è arrivato al primo tornante, quello nel quale mi vado a posizionare tutte le volte io per fare le live che vi vedete ogni volta, ragazzi. Spero vi piacciono. Comunque spettacolare. Sì, ragazzi, correrò con la 106 1006 gruppo A del Guzza, quindi questa sera ore 21:30, mi raccomando, non mancate alla live che pubblicheremo. Sarà fatta su un altro canale YouTube, non il mio né quello dei ragazzi di Chrono Factor Live. Ci sono dei professionisti a occuparsi della trasmissione di questa diretta, quindi spero che siano possiate seguire la diretta in un modo, diciamo, ottimale. Siamo intanto al tornante della Madonnina, ragazzi. Matteo sta venendo su veramente bene. Intanto mi vado a dare un occhio a quelli che sono i tempi. È arrivato intanto Francesco Critelli, ha fatto 3:26.383, quindi non male. Sta per arrivare anche Gianluca Vizzari. Intanto rimaniamo un attimo su Matteo, vediamo chi c'è sul percorso. Simone Comincoli, andiamoci a vedere Simone Comincoli, o aspettiamo che arrivi Matteo e magari dopo vi do il tempo che ha fatto registrare sia Matteo sia che Gianluca Vizzari. Ci abbiamo il tempo di Gianluca Vizzari, ragazzi, sono attaccatissimi. Vizzari con Critelli, ragazzi, 3:26.383, sono attaccatissimi Gianni. 3:26.383 e 3:26.478. Intanto aspettiamo l'arrivo di Matteo Giliberto, che arriva al traguardo. Vediamo se ci esce
Il tempo, ragazzi, 3:20 e 720. Tempo pauroso di Matteo, ragazzi. Tempo pauroso di Matteo. Intanto andiamo su Simone Comincoli. Vediamo se lo becco. Dove sta? Sarà nell'altra pagina. Eccolo qua, intanto Simone Comincoli, siamo in gruppo N1004, mi sa che siamo in gruppo N1004, da 106 spettacolare, ragazzi, c'hanno un'altra bella classe pure questi qua, quindi occhio, aspettiamo il tempo di Simone e vediamo come va a finire. Impegnato nell'ultimo tratto del percorso, si passa su due ponti praticamente con una S, con una serie di S spettacolari. Qua, ragazzi, io col gruppo A si fanno forte. È arrivato pure Simone. Diamo un'occhiata, mi sa che è sul percorso, vediamo chi c'è. Mi sa che siamo un attimo fermi. Vediamo, stanno aspettando per partire. Intanto qua vedete c'è qualche 112 ferma. Questi sono tutti quelli che sono arrivati, quindi siamo fermi in partenza. Vediamo chi sarà il prossimo a partire. Vediamo se riescono a partire. Allora, Gianni, in questo momento sono fermi, non so perché, non c'è nessuno sul percorso, mi sa che è successo qualcosa. Ci abbiamo il tempo di Simone Comincoli, 3:26.989. Possiamo andare a vedere un attimino solo. Grazie Gianni. Vediamo se ripartono. Io intanto, ragazzi, vi faccio vedere un bel onboard di diretta, ritorniamo in diretta per beccarci, vediamo di riuscire a capire chi è partito. Salvatore Di Benedetto sta qua, perfetto. Corrado è partito, vediamo se abbiamo nella mappa. È tutto regolare, solamente che pilota si è confuso un attimino, aspettava semplicemente il via. Capita, va bene, perfetto. Siamo perfettamente in linea, ci abbiamo il numero 6 che è Corrado Blasi che sta venendo giù. Siamo nel rettilineo delle case popolari, ragazzi, rettilineo da panico nel quale si raggiungono velocità stratosferiche. Io col gruppo Ario mi sa 190-191 km/h. Si arriva in questa staccata molto impegnativa, ragazzi, perché si deve staccare a ruote girate, quindi bisogna dosare molto molto bene i freni, bisogna fare attenzione perché ci si mette un attimo a girarsi, quindi bisogna fare molta attenzione. Dopodiché c'è una S velocissima e si arriva in questo tornantone qua, poi c'è sto destra, ragazzi, che io riesco a fare in terza marcia sacrificando un po' la velocità in uscita, però evito di fare una scalata e di andare a mettere un'altra marcia, quindi è un attimo meno complicata come la faccio io. Qua si arriva nella zona dei tubi, c'è sto sinistra che si riesce a fare in pieno con la staccata qua, quindi da panico. No, ragazzi, non c'è stato nessun incidente, c'è stato un po' di panico. Ciao Onofrio, c'è Onofrio Salerno, ragazzi, uno degli amministratori di tutta la storia di sta pagina, ragazzi, questi ragazzi che ci permettono di vivere il CVM, anche se sfortunatamente
il CVM in questo 2020 è fermo come molte altre cose, come molte altre cose, quindi purtroppo siamo parecchio parecchio fermi. Intanto io direi di andare sulla vettura di Tommaso Cipolli, che sta venendo su anche lui con una Peugeot 106 di classe, dovrebbe essere 1400 Gruppo N, no, forse sì, 1400 Gruppo N, una vettura bianca, bianchissima, sembra stradale, quindi eccezionale, eccezionale. Andiamo su, vediamo se lo trovo, sta venendo su pure Gianluca Faraci, ragazzi, qui mi sa che siamo passati al 1600 Gruppo A, 1600 Gruppo A, skin fantastica. Anche questa di Gianluca Faraci, quindi ragazzi, ragazzi di Timbro Factor Live, ragazzi, ci hanno perso veramente tanto 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 tempo a realizzare le skin. Ci sono anche ragazzi che si dilettano a fare le skin proprio personalizzate personalizzate. A me ne hanno fatto un paio, mi hanno realizzato quella del 106 del Guzza, quella del 112 di Antonio Fiore. Intanto ragazzi, salutiamo Antonio Seminara, no, Antonio Fiore non sale purtroppo. Salutiamo l'amico Mirko di Slalom Professione Salita. Dimmi Gianni, dimmi. Corrado ha fatto un ottimo tempo. Vediamo a vedere, andiamo a vedere i tempi, ragazzi. Addirittura, addirittura. Quindi ci abbiamo Corrado Blasi. 3:23.574, ottimo, ottimo, ottimo. Ci abbiamo il tempo di Simone Comincoli. Adesso devono arrivare sugli altri. Devono arrivare sugli altri. In questo momento ci vediamo di andare a vedere Giuseppe Candela. Vediamo di andare a vedere Giuseppe Candela. Vediamo se lo trovo, ragazzi. Non è semplice, è la prima live che faccio, quindi vogliate perdonarmi se faccio qualche errore. Intanto l'arrivo di Farage, andiamo su Candela. Mi sa che ha avuto qualche problema Candela, perché c'ha la macchina abbastanza segnata. Si sta quasi per perdere il paraurti, lagga pure parecchio, quindi passiamo. Abbiamo 3:08 di Gianluca Faraci. 3:08 di Gianluca Faraci, ragazzi. 3:08 di Gianluca Faraci. Intanto partito Carmelo Giaquinta col 112, ragazzi. Partito Carmelo Giaquinta col 112. Intanto 3:08 di Gianluca Faraci. Carmelo Ottimo, Giaquinta, ottimo. ricordiamo che è di casa, eh? Questa Sì, strada la fa tutti i giorni. Carmelo è di casa, quindi la conosce, la conosce. Siamo intanto all'est del Pentagono, che ci mette a rettilineo delle case popolari, nel quale andrà a raggiungere la velocità massima. E allora vediamo siamo su Carmelo. Intanto mi sa che non manca nessuno. Carmelo chiuderà la gara. Vediamo. No, Carmelo è il 10, quindi il numero. Beh, Gianluca Faraci, no, Gianluca Faraci è arrivato. Gianluca Faraci è arrivato. Questi sono tutti arrivati. Rimaniamo su Carmelo Giaquinta, ragazzi. Rimaniamo su Carmelo Giaquinta, o passiamo su Salvatore Di Benedetto, perché Salvatore Di Benedetto, ragazzi, è in classe con me. Perfetto, 1600 Gruppo A, altro pilota che va molto forte. Siamo arrivati alla Madonnina, quindi sarà molto importante riuscire a capire qual è il tempo che dovrò battere stasera, anche se c'è un altro che è andato Ci sarà ancora. poi Salvatore Argentieri, però problemi di lag. Sì, l'ho visto Gianni. Siamo su adesso su Salvatore Di Benedetto, che è uno dei protagonisti della classe 1600 Gruppo A. Vediamo che la Esatto. sì, è quasi all'arrivo. Vediamo che tempo riesce a tirare fuori. E Non appena allora, appare il video, te lo dico subito. ok, grazie, grazie Gianni. Allora, vediamo di leggerci qualche commento. Salvatore Giardini, l'abbiamo già detto. Ha avuto un problema tecnico che non mi ha permesso
Ho avuto un problema tecnico che non mi ha permesso di poter partire. Ah, peccato, peccato, salve. Tanto arriva Di Benedetto all'arrivo, arriva Di Benedetto all'arrivo, vediamo di beccarci il tempo di Di Benedetto. 3:02:616, ragazzi. 3:02:616, Gianni, bel tempone. Andiamo su Carmelo, vediamo se riesco a beccarmi Carmelo. Eccolo qua, è quasi all'arrivo Carmelo Giaquinta. Oh, si è cappottato, ragazzi, peccato. Carmelo ha sbattuto a 100 metri dall'arrivo, ragazzi. Peccato, peccato per Carmelo. Comunque, gara 1 conclusa. Gianni, ti faccio il riepilogo di quella che è la classifica generale per il momento. Salvatore Di Benedetto primo con 3:02, Giuseppe Candela secondo con... No, non può essere secondo, non li mette in Non ordine, li quindi mette aspetta, in ordine. vediamo se riesco a capirci Vediamo se qualche Farage cosa. secondo con 3:08. Ok, Faraci secondo con 3:08, poi ci Poi ci abbiamo abbiamo Matteo con 3:20. Matteo 3:20, vai tu, Gianni, dilli tu. Poi 3:21 Tommaso Cipolli. Francesco Critelli con 3:26 Dai. 300 e Gianluca Vizzari con 3:26 400. Poi c'è Giuseppe Candela con 4:05. Perfetto, E Gianni, ti altri ringrazio. ancora sono ritirati. La diretta per caso? Appena partito Francesco Critelli con la sua Fiat 126, ragazzi, c'è una skin spettacolare, spettacolare Francesco, è da urlo, è da urlo, ha perso molto tempo, non so se l'ha fatta lui o l'ha realizzata qualcun altro per lui. Comunque vi posso dire che è bellissimo, c'ho pure una bella foto che diventerà l'anteprima di questo video. Non appena sarà finito e ce lo andremo a rivedere. Quindi siamo nuovamente al rettilineo delle casse popolari. Io intanto mi vado a vedere, quindi hanno riazzerato i tempi, partito anche Sì, la skin ce l'ho fatta lui, bellissima la skin di Francesco. l'ha fatta lui, un grande. Infatti Gianni mi sono fatto mandare la foto, la voglio utilizzare per l'anteprima di questa live appena finiremo. Bello, bello. Anche la 106.000 l'aveva fatta lui con la 1600. Sì, e intanto purtroppo ha avuto un piccolo problema nel primo tornante, due partite delle case popolari, ha fatto una toccata che sicuramente gli avrà compromesso la gara. Sicuramente avrà storto la convergenza sicura. Sì, sicuramente, perché ha pigliato una bella botta.
E allora andiamoci a vedere, dovrebbe essere partito Matteo Giliberto intanto, ragazzi. Matteo Giliberto, che è il detentore di gara 1 per quanto riguarda le bicilindriche, ha fatto veramente un bel tempo. E intanto, ragazzi, queste bicilindriche dove staccano, ragazzi, dove staccano, è una cosa allucinante, una cosa allucinante. Intanto andiamoci a vedere pure Giuseppe, no, Giuseppe Candela è fermo. Vediamo, stavo cercando. Detto, torniamo su Matteo. Ah, c'è Vizzari sul percorso, Gianluca Vizzari, il fratello di Pietro Vizzari, il mitico tornante.it. andiamoci a dare un'occhiata anche a lui, intanto che stanno per arrivare all'arrivo. Salvatore, no, scusatemi, intanto stanno per arrivare all'arrivo. Appena arrivano vediamo se riesco a darvi i tempi, vediamo se ce li riesce a dare pure amico Gianni. Quando ci abbiamo Rocco Manariti, ciao Rocco, ci abbiamo un amico Rocco in chat, ciao Rocco. Quando corri tu, Rocco? Stasera, domani, quando è che corri? Allora, ci siamo, vediamo di beccarci Vizzari con la livrea di Pippo Marino. Intanto arriva Critelli, vediamo che tempo riesce a tirar giù, anche se sicuramente sarà stato compromesso dall'intendimento che ha avuto subito quasi alla partenza. 3:26 e 708 il tempo di Critelli. Esatto. E allora vediamo di beccarci Gianluca Vizzari, che sta arrivando anche lui. Subito dopo passiamo su Matteo Giliberto, vediamo il tempo di Vizzari, dovremmo avercelo in tempo reale. 3:26 e 127, intanto passiamo su Matteo Giliberto. 3:23 e 127. Ok, grazie Gianni, vediamo Matteo che combina sta botta, è quasi arrivato, vediamo. Forse bicilindriche, ragazzi, vanno a palla. Arriva Matteo, vediamo. 3:20 e 0, ragazzi, 3:20 e 0. Tanto siamo su Gianluca Faraci, ragazzi. Gianluca Faraci, un pazzo, 3:20 netto. Sì, ho visto, la panico. Allora, vediamo. Mi devo staccare un pistone a Matteo, eh? Sì, vai Gianni. Siamo su Simone Comincoli adesso. Simone Comincoli che sta anche lui quasi per arrivare all'arrivo, vedremo dopo i tempi. Adesso siamo su Corrado Blasi, che comunque anche lui è nella parte alta. Intanto ci dà di freno a mano, ragazzi, il Blasi ci dà di freno a mano all'inversione delle botole, da panico. Vediamo i tempi di sti due, intanto che arrivano. Dovrebbe essere arrivato Simone Comincoli, 3:28 e 733. Quindi ci siamo, ragazzi. Vediamo Corrado quando arriva che succede. Subito dopo passiamo su Tommaso Cipolli. Ok, ci siamo, sta per arrivare all'arrivo. Queste macchine, ragazzi, non hanno tanta cavalleria, quindi bisogna che siano un attimo gestite bene, perché basta fare qualche piccolo errore. Intanto, ragazzi, bel tempo di Corrado Blasi, 3:21 e 557, ragazzi. Intanto andiamo, vediamo di farci un giro, vediamo chi c'è in giro. Questa è Gianluca, poco fa l'abbiamo beccato. Passiamo alla parte bassa del percorso, intanto
che Tommaso Cipolli sta per arrivare al traguardo. Vi do il tempo appena arriva. 3:21.830. 3:21.830. Marco Pertella, sono arrivato in ritardo. Peccato. Come la scarico la Monti Bleso Assetto Corsa? È una. Intanto botto, ragazzi. Botto. Purtroppo incidente. Esatto, Davide. Allora, vediamo di beccarci qualcun altro. Intanto sta per partire Carmelo, ragazzi. Seguirei io la salita di Carmelo. Vediamo chi c'è sul percorso. Intanto sta per arrivare Gianluca Faraci. Vediamo che tempo c'ha. Questi sono tutti quelli che sono arrivati. Siamo su Giuseppe Candela, ragazzi. Intanto sta per arrivare Salvatore Di Benedetto. Andiamo su Salvatore Di Benedetto, che è nell'ultimo tratto del percorso. Vediamo che tempo riuscirà a fare. Eccolo qua. 3:02.767, ragazzi, ha fatto due salite. Veramente da panico, ragazzi. Andiamo su, vediamo chi mi becco. Scusate, Enzo, dai, che ce la puoi fare con la tua classe? Sì, ma quando mai, Gianni? vediamo. Allora, siamo su Carmelo intanto. Carmelo Giaquinta è partito in rettilineo delle Casse Popolari. Sentite che spettacolo, ragazzi, questo motore è veramente spettacolare. Io intanto mi vado a cercare Giuseppe Candela, che è più su nel percorso. Gianni, faranno queste due manche oppure ne faranno un'altra ancora? Ancora tre sono. Tre manche, delle quali verranno sommate le due migliori, giusto? Esatto. Ok, perfetto. Andiamo su Giuseppe Candela. Non porta a casa almeno due MP, non rientra in classifica. Non prende punti praticamente. Esattamente. Ok, grazie Gian. Intanto Giuseppe Candela mi sa che lagga parecchio, quindi torniamo su Carmelo, ragazzi. Sta portando su la sua A112 da panico, quindi è arrivato alla Madonnina. Vediamo che tempi riesce a fare. Vi ricordo che alla fine di questa manche ce ne sarà un'altra nella quale sti piloti di questa batteria verrà praticamente stilata la classifica provvisoria. Infatti ci saranno ben tre batterie. L'altra batteria sarà questa sera alle ore 21:30. Potrete seguire la diretta che pubblicheremo sulle nostre pagine Facebook, sia io nella mia che gli amici di Team Chrono Factor Live nella loro. Quindi vi invito ad andare nella pagina di Team Chrono Factor Live e cliccare su like e su segui, così nel momento in cui andranno a pubblicare qualcosa va arrivare la notifica. Per l'appunto questa sera dalle 21:30 partiremo per la seconda batteria. Alla fine possiamo fare anche qualche intervista ai driver. Se ti fa piacere, sì. Intanto è arrivato Carmelo, vediamo che tempo ha fatto. Allora, vediamo se lo becco. Carmelo Giaquinta 2:58.701, ragazzi. Quindi sa che in testa in questa batteria, quindi intanto si stanno sistemando. Sì, deve cercare di completare anche l'ultima, se no. Deve cercare di portare a casa almeno due risultati buoni, perché sennò non riesce a prendere punti. Io intanto mi vado a cercare il Critelli, che è il primo a partire per quanto riguarda gara 2. Ok, già.
E allora, leggiamo qualche commento. Tanto se abbiamo pure Zanni in sacco. Non riesce ad installare il TCL client. Vai nella pagina dei ragazzi di Microfactor Live e contatta loro, Alessio. Allora, si staranno risistemando i ragazzi per ripartire per gara 3. Vi ricordo che le gare sono previste, okay. 3 gare. Quindi ecco che si sta sistemando Francesco Critelli. Speriamo che riesca a portare a casa un buon risultato in questa terza prova, quindi vediamo come va a finire, ragazzi. Guarda questo percorso, è andato sullo spettacolare, ragazzi. I bicilindriche quando si vanno ad allineare sono spettacolari. Ci sono tante bicilindriche in questo campionato, spero che stasera riuscirete a gustarvele. Come si chiama questo gioco? Si chiama Assetto Corsa, Nicola. Assetto Corsa. Si stanno sistemando. Io intanto, ragazzi, in questa gara 3 cercherò di parlare un attimo di meno e di farvi godere il sound di queste macchine che è spettacolare, dai. Tanto che si vanno tutti mano a mano ad allineare, vediamo se adesso perfetto. Intanto partito Francesco Critelli. Godetevi il sound di queste bicilindriche, ragazzi. Sì, Gianni, ci sono, stiamo seguendo Francesco Critelli. Vediamo come va sta gara 3. Spettacolare, ragazzi, il sound di queste bicilindriche è spettacolare. Vediamo se riesco a farvi vedere l'onboard. No, mi sa che non gliela faccio, quindi. No, rimaniamo con le immagini esterne, ragazzi. Prima live, quindi troviamo Francesco Melina. Ciao Francesco, uno dei partecipanti a questo campionato. Vediamo come siamo messi lungo il percorso. Che ci abbiamo lungo il percorso. Vediamo. Ci abbiamo Gianluca Izzari. Vediamo il Gianluca Izzari come si sta comportando. Eccolo qua, siamo nei pressi del tornante della Madonnina. Vi ricordo che le vetture partono ogni 30 secondi in questo percorso, che non è lunghissimo. Questa è la versione corta della cronoscalata Monti Blaze. Abbiamo l'audio dal Ludo che ci guarda e soprattutto spia i suoi avversari. Chi è Gianni? L'audio dal Ludo.
Ah, ok, quindi ci ci provano i provano, ci provano. ragazzi, ci provano. Intanto siamo passati su Matteo Giliberto, che è uno dei tratti più tecnici di questo percorso. Uomo da battere. L'uomo da battere, siamo su Matteo, siamo a bordo con Matteo, vediamo come la porta su. Lungo, lungo qua Matteo, lungo Matteo. Allora, intanto mi sa che sta per arrivare. Sta per arrivare Francesco Guidelli. Vediamo di vedere quale sarà il tempo di Guidelli. 3:22:66, ragazzi. 3:22:66. Intanto attendiamo l'arrivo di Matteo Giliberto, che mazza, ragazzi, fa il pelo ai muri. Matteo fa delle traiettorie allucinanti, allucinanti. Ciao Davide. ci siete, ci siete, vai. Oh, errore, errore. Errore di Matteo, ha sbattuto alla penultima curva, ha sbattuto alla penultima curva, ci ha provato a darci il gas, ma purtroppo ha fatto l'errore. Intanto siamo su Gianluca Farage. Siamo su Gianluca Farage, vediamo di dare un'occhiata. Intanto arriva Simone Comincoli con un ottimo 3:25:177. Vediamo di beccarci Corrado Blasi. Corrado Blasi ce l'abbiamo qua, che sta per arrivare all'arrivo. Altra bella grafica di questa Peugeot 106. Ragazzi, 3:21:884. Vediamo di beccarci Tommaso Cipolli, che anche lui è quasi all'arrivo. Io intanto, appena posso, vi do i tempi. Intanto mi sa che è partito Salvatore Di Benedetto, che l'ha tirata, ragazzi. C'ha il cofano parecchio segnato, quindi molto probabilmente continua a toccare, quindi molto probabilmente ha avuto dei problemi anche lui. Torniamo su Gianluca Faraci, che è quasi all'arrivo. Vediamo come va. Intanto mi sa che è partito Salvatore Argentieri e Giuseppe Candela. Andremo a seguirli tra poco lungo il percorso. Aspettiamo l'arrivo di Gianluca Faraci, vediamo che tempo riesce a tirare. 3:10:587, ragazzi. Andiamo su Giuseppe Candela, vediamo se lo becco. Non è una cosa tanto semplice. Eccolo qua. Dovrebbe essere un 1400 gruppo A, e dopo andremo a seguire Carmelo Giaquinta con la A112. Vediamo che tempo riuscirà a far segnare in questa gara 3. Vi ricordo che la seconda batteria la potrete seguire questa sera dopo le 21:30 su un altro canale YouTube che adesso non mi ricordo come si chiama, ma andremo a pubblicare
la diretta, sia io sulla mia pagina Naxos Pro Racing, sia i ragazzi di Team Run Factor Live sulla loro, quindi vi rinvito ad andare a seguire la loro pagina. Ovviamente domani andrò a pubblicare il video della mia gara su questo canale, quindi rivivrete diciamo con me questa prima gara di CVM 2020 organizzato dai ragazzi di Run Factor Live. Trovate tutte le info nella loro pagina. Stavi dicendo, Gianni? Il canale dove faranno la diretta stasera è Grand Prix TV. Grand Prix TV, perfetto, grazie Gianni. Quindi andate sul canale YouTube Grand Prix TV, andate ovviamente ad iscrivervi. Questa sera alle 21.30 saremo in diretta. Ovviamente se si collegano sui nostri canali, il tuo, le certo, nostre... Andremo a condividerla anche noi tranquillamente. E allora vediamo di beccare Carmelo Giaquinta, ragazzi, col 112 che sta per partire, Eccolo qua, vediamo se riesco. Perfetto, ragazzi. Meglio di così, se muore. Ci andremo a fare la salita con Carmelo, ovviamente. Vi faccio vedere il primo tratto. Il primo tratto su questa A112 di classe 1 Italia 1150, che dovrà vedersela con le Fiat 127. Ricordo che Gianni Puntorieri, che in questo momento sta in chat con noi, c'ha un tempone con la 127. Sarà spettacolare, sarà spettacolare. Passiamo all'onboard, ragazzi, guardate che spettacolo. Giri da panico. Passiamo alle riprese esterne, ragazzi, è uno spettacolo vedere andare su questa macchina. Ciao, intanto ciao Giuseppe Galì, ciao Massi, ciao Querti, ciao Gianluca. Che macchine partono dopo? Questa è l'ultima, Gabriele. Se vuoi vedere altre macchine, questa sera, ore 21.30. Ci sono sia 1600 che 1400, Osvaldo. C'è sia il 1600 gruppo N che il 1400 gruppo N, e sia 1600 gruppo A che 1600 gruppo N. Intanto mi vado a sistemare. Quelli che sono i tempi. In questo momento ci abbiamo Salvatore Di Benedetto con 3.05.5, poi ci abbiamo un 3.10 di Gianluca Faraci, 3.20 di Cipolli, 3.21 di Corrado Blasi, Gianluca Vizzari con 3.22.6 e Giuseppe Candela con 3.22.6. Quindi aspettiamo che Carmelo Giaquinta completi questa salita. Sta per arrivare, vediamo che tempo riesce a realizzare. Ah, mi sa che è arrivato un attimo largo questa curva qua. Eccolo all'arrivo, 2.57.152 per Carmelo Giaquinta, ragazzi. Uno spettacolo, ragazzi. Dai, gara finita, ci siamo. A che ora stasera? Sempre alle 21.30, ragazzi, sempre alle 21.30. Intanto macchine tornate al paddock, quindi aspettate un attimo. Gianni, volevi fare qualche intervista ai ragazzi? Sì, appena finisco
Ok, perfetto ragazzi, quindi ci abbiamo pure qualche bella intervista dei ragazzi. Vai. Ok. La diretta per caso. Ok Enzo, siamo tutti qua, possiamo iniziare a fare le interviste se vuoi. Allora, intanto volevo iniziare con Francesco Gritelli, lui uno dei nostri ragazzi che ci fa le skin per chi non riesce a farle. Buonasera a tutti. Ciao Francesco. Ciao. E allora, raccontaci un po' questa tua prima esperienza in 700 minicarre, perché l'anno scorso eri con un'altra vettura. Sì, divertentissima. Non esco nei tempi, però sono contento così. Vabbè, quello è il tempo di prenderci la mano, è normale. Sì. L'importante è divertirsi e stare in compagnia. Giusto. Va bene Francesco, il prossimo appuntamento te lo diamo alla Monteri, cioè, se non sbaglio, fra due settimane. Ci prepariamo un pochino meglio, diciamo, va, ecco. Abbiamo un po' di tempo per provare. Sì, proviamo un po' l'assetto, che ancora non ci siamo. Comunque, tutto bene. Perfetto, in bocca al lupo. Ciao. User was moved out of your channel. Enzo, con chi vuoi continuare adesso? E allora andiamo con un altro, diciamo, veterano che è con noi da tanto tempo, con Matteo, che la sera lo sentite sempre e che urla durante le dirette di Enzo. Salve ragazzi, buonasera. Ciao a tutti, Matteo. Anche a quelli che ci ascoltano. Ciao Enzo. Beh, cosa dire, la prima gara prima di campionato anche, quindi c'era più emozione, cercare di non sbagliare, portare punti a casa, poi però ho visto che il tracciato era molto molto scivoloso, quindi bisognava fare un assetto diversamente, ho provato a aprire un po' la convergenza, però infatti ero sui tempi del 18, ma la terza manche ho sbattuto. Pazzesco. Abbiamo visto proprio nelle ultime due curve, ti sei confuso. Sì, ma anche prima avevo fatto già un incidente nella S prima del rettilineo. Quindi ho perso 20 secondi. Saranno quello che sono i muri che attraversano le strade. Però se ci fosse un po' di più gente che terrebbe i muri, sarebbe meglio. Comunque, cosa dire, faccio anche i complimenti a quegli altri che correranno stasera e domani, speriamo che vi vada bene a loro. Allora.
Ok, vi faccio i complimenti anche per la diretta e un saluto a tutti. Ciao Matteo, ci vediamo a Evi. Ciao Meno, ciao Enzo. Ciao, grazie, ciao, grazie. Allora Enzo, vorrei passare ora di categoria e spostarmi in quattro dei nuovi. Vai, 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 tranquillo. Se c'è Tommaso, così ci può dire questa sua prima esperienza, come si è trovato qua con noi. Certo, certo. Bene, 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 più che altro emozione, però infatti due errori, uno sulla prima prova, sulla prima curva e nella seconda prova, nel primo quarto sempre di gara, però insomma dai, non male, non male. Genere di disciplina, alla fine non è andata malissimo, eh? No, 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 prima competizione online su Assetto Corsa, prima competizione su PC, prima ero su console, quindi insomma dai. Ovviamente. Non sto nemmeno tanto tempo, nel senso c'è un'enorme differenza tra la console e il PC. Sì, sì. A livello di giocabilità proprio manuale, a livello di risposte, di tutto, di frame rate, di tutto, è un'altra cosa, è un mondo parallelo ma troppo superiore. Insomma, è stata positiva l'esperienza. Sì, 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 assolutamente sì. Okay, ci ringrazio tutti, grazie. Anche grazie che correranno stasera. Ok, grazie a te Tommaso, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao Tommaso. User was moved out of your channel. Con i nuovi Carmelo. Sì, possiamo continuare anche con Corrado. Ciao Corrado. A tutti, buonasera. Allora, Corrado, raccontaci un po' questa tua prima esperienza con noi qui sul tracciato. Una bolla magica, ho ancora l'adrenalina a mille. È stato bellissimo. Vado di risparmiare la macchina per arrivare. Ho parole. Con parole. Comincio. Ti sentiamo malissimo, Corrado. In alto, purtroppo. Ho detto, sono in una bolla magica. Ho l'adrenalina ancora a mille. È stato bellissimo. È stato di... L'importante qui è divertirsi, la competizione c'è ma quella sana. Per noi il punto principale è il divertimento, non litigarci in pista come si fa nel reale. Volevo... ecco, infatti. Volevo ringraziare il team che mi è stato vicino tantissimo, mi ha aiutato perché comunque è la mia prima gara ed è la prima volta in assoluto su tutto. Bello, bello, bello. Faccio ancora i miei complimenti. Grazie a tutti. Grazie a te, Corrado. Ti diamo allora appuntamento per la prossima, tra 15 giorni a Erice. Avrai anche più tempo per allenarti perché tu sei stato anche uno degli ultimi che si è iscritto, quindi hai avuto poco tempo per allenarti. Esatto, cercherò di fare meglio. Bene, ciao Corrado, buona serata. Grazie. E allora possiamo passare anche a Simone Comincioli. Simone, ci sei? Simone? Ora mi sentite? Sento io tutto il tempo, Ok, scusate ma ho problemi di microfono ogni tanto. Sì, sono Comincioli e non Comincioli, esatto. Per le prossime, dai, non fa niente, ci mancherebbe. La gara tutto bene, un po' di errori qua e là perché ho avuto poco tempo per fare i test e provare gli assetti vari, però come gara test diciamo bene, complimenti a tutta l'organizzazione perché siete impeccabili e sembra di stare effettivamente in una cronoscalata vera e propria.
ragazzi. Ti sei divertito. E allora Simone, ti diamo anche a te appuntamento alla Monterice, ti diamo fra 15 giorni. Perfetto, non mancherò, grazie mille. Non so se avete parlato prima, non ho sentito, ma comincio ad avere dei problemi di connessione probabilmente. Comunque grazie, non mancherò sicuramente. Va bene Simone, ciao, buona serata. A voi, ciao ciao. E complimenti. Ciao, grazie soprattutto per la presenza. Minimo. Ok, io direi di chiamare in causa Gianluca Vizzati. Sì, ciao Gianluca. Ciao a tutti. Vai, amore. E allora, raccontaci anche tu com'è stata questa tua esperienza qui tra noi. Essere la prima volta è un'esperienza bellissima, perché per me è tutto nuovo. Ringraziare tutti gli organizzatori e per il grande lavoro che hanno fatto. Tu sei stato anche uno degli ultimi iscritti, quindi hai avuto pochissimo tempo per provare. Quindi dobbiamo dire che hai fatto anche tanto. Sì, dai, per quello che sono riuscito a fare ce l'ho messa. Benissimo. Diamo anche a te appuntamento per Erice e Gianluca. E avrai anche tu più tempo per provare questa volta. Sicuramente. Ciao Gianluca, buona serata. Buona serata a voi. Ok, passiamo su Salvatore Argentino. Salvatore, dici un po' questa esperienza, anche se al momento hai problemi con il C per quanto riguarda la scheda video, ma comunque credo che ti sei divertito anche un minimo. Buonasera a tutti. Purtroppo ho avuto questi problemi di lag e non mi hanno permesso di terminare nemmeno una mancia. Purtroppo avevo dei problemi sia nel dare gas che nella sterzata e quindi ho dovuto ritirarmi in ogni modo. Poi volevo ringraziare tutto il gruppo che mi è stato veramente utile, mi è stato di grande aiuto, sperando di poter riuscire a risolvere questi problemi per la prossima gara. Abbiamo visto qualche problemino che hai avuto, ma non ti preoccupare, piano piano risolverai e potrai essere anche tu e arrivare in cima tranquillamente senza problemi. Speriamo bene, grazie. Ci diamo. Vai Gianni. Vai. Ti diamo Salvatore anche a te appuntamento per la Monterice, ti diamo fra 15 giorni. Hai del tempo per allenarti. Grazie mille, grazie a tutti, una buona serata e auguri a stasera ai piloti per l'appuntamento. Una buona serata, grazie. Ciao Salvatore. Abbiamo qualcun altro, Carmelo? Abbiamo il tuo diretto avversario intanto, Salvatore Di Benedetto. Vai. E allora Salvatore, buonasera. Questa tua nuova esperienza col gruppo A1006, come l'hai trovata? È un po' difficile sinceramente dalle prime prove. Ora un pochettino, diciamo, con l'assetto che ho fatto l'ho inquadrata nel migliore dei modi. Non efficiente al 100%, però già può andare. Ho fatto stasera il 3.02 in gara, diciamo non è un ottimo tempo, però neanche un tempo bruttino. Io
in attesa degli altri avversari, vediamo che tempi riescono a fare. Anche perché ho visto che c'è Enzo Nazza, se ne fa pure in ottimi tempi, Antonio con Bruno. Bravo, dovremmo guardarci l'Antonello più che altro, mi sa, Sì, Antonello va pure forte, sì. Complimenti anche a lui. Speriamo che riesce a combinare stasera, va dai. Io ho fatto prima e seconda mangia il 3026 e 3027. Alla terza mangia ho sbattuto nel primo intermedio dove c'è la S, diciamo, semi veloce, e gli ho lasciato lì 3 secondi, poi via via tracciato gli ho lasciato altri 2 decimi perché camminavo un pochettino male con la macchina, essendo ingirendato. Sì, abbiamo visto che avevi la macchina segnata in gara 3, purtroppo cade. Sì. Infatti. Però va bene così, sono contento lo stesso. Il campionato è lungo, ci sono tante belle gare da fare, quindi vediamo come va a finire, dai. Aspettiamo la montagna. Carmelo, ci abbiamo qualcun altro? Abbiamo un altro dei veterani qua in sala streaming, abbiamo Gianluca Faraci che già corre con noi da tantissimo tempo. Ciao Gianluca. Buonasera a tutti. Ciao Gianluca. Intanto deciso che la prossima tappa Gianluca sarà di casa, quindi occhio ragazzi, costa 1.400, state attenti. Sì, la conosciamo abbastanza bene. Vai Gianluca, dici qualcosa di questa gara che hai svolto oggi. Ma questa gara, diciamo che me l'aspettavo come andava a finire, che avevo qualche problemino, perciò come i tempi, diciamo che ancora qualcosa posso lo togliere, ma non sono uno dei primi. Anche perché Gianluca, se non sbaglio, sei passato l'anno scorso in gruppo N1004, sei passato al gruppo A già. È un pochettino differente la cosa, c'è un assetto da preparare un pochettino più sofisticato rispetto al gruppo N, quindi c'è più impegno da mettere. Sì, è molto difficile l'assetto. E quello è un problema che frega un pochettino a tutti. Vi ricordo che le macchine praticamente sono uguali per tutte, le uniche modifiche che si possono fare sono quelle che riguardano l'assetto, quindi geometrie, differenza autobloccante, altezze, ripartizione della frenata e tutto, quindi sembra facile, ma vi posso garantire che non lo è. Riuscire a trovare la quadra della situazione per riuscire a fare dei tempi parecchio interessanti. Certo, perché poi si deve fare un assetto nello stile di guida che uno che ha. Certo, logico. Io vorrei tanto vedere Gianluca Faraci di quando abbiamo fatto la svolta di Popolo. Ma quanto mi sono divertito a vederti guidare Gianluca in quel modo proprio competitivo al massimo. Quindi per favore torna il Gianluca di allora, della Mini. Ora vediamo. Ah ok, perfetto. Ci abbiamo qualcun altro da intervistare, Carmelo? Carmelo, ma tu hai fatto la gara, ti intervisto io a te. Com'è andata a te? Cosa, Enzo? Non ti ho capito. Dico, hai corso pure tu oggi. Com'è andata a te? A te che ti intervista? Intervisto io, no? E mi intervisti tu, sì. Dai, t'ho visto fare un botto e praticamente esplosa la macchina. Allora Enzo, ti dico intanto una cosa che mi ha detto un 3-4 anni fa un pilota a parco chiuso. Vai, dimmi. Prototipo. Mi ha detto che alla Monte Bay la gara si vince in quel punto. Ah ok, beh, c'ha ragione. Perché lì è il punto dove tutti mollano, invece lì si deve andare a tavoletta. Esatto, c'aveva ragione sto pilota qua. Il punto, diciamo, dove si
non ti dico che si può vincere o perdere la gara, però comunque è un punto parecchio veloce che se non riesci a fare le linee giuste, diciamo, resti fermo. Sì, infatti, due punti, diciamo, i più tragici sono la staccata delle case popolari, perché lì se non la prendi precisa si sa come va, finisce. E questo punto dove io ho cappottato purtroppo è la curva, il destro che c'è prima di mettersi sul rettilineo. Esatto. Quello è un altro punto veloce. Esatto, poi con una macchina molto impegnativa come quella tua, voglio dire, non è semplice. Sì, infatti, da dire che scendevo da un gruppo N1004, sono salito su un E1 Italia, la differenza c'è. L'assetto ancora, la strada è lunga per riuscirne a farne uno per il mio stile di guida, quindi pian piano ci riusciremo. Va bene, dai, Carmelo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa pure sta prima sessione di gara 1 del campionato vostro di Team Chrono Factor Live, quindi diciamo che è andata bene come prima sessione. Noi ci, se non avete nient'altro da aggiungere, Carmelo e Gianni, volete aggiungere qualcos'altro? Sì, io volevo semplicemente aggiungere, Enzo, un grossissimo grazie a te per la disponibilità e figurati Gianni, è stato come sempre un piacere far parte di questa famiglia che è la vostra. Grazie a voi. Grazie a te. Ok, dai, ragazzi, per il momento allora io vi invito a seguirci questa sera dopo le 21:30, perché correrò pure io, quindi occhio, vi voglio attaccati davanti al PC a fare tutti il tifo per me, quindi vi raccomando, io vi invito stasera a seguirci alle 21:30. Pubblicheremo il link per poter assistere alla diretta della gara di questa sera sulla mia pagina Facebook Naxos Pro Racing e sulla pagina Facebook dei ragazzi Team Chrono Factor Live. Qualora non l'avesse ancora fatto, vi invito ad andarli a trovare sulla loro pagina, a lasciare un bel like, un bel segui alla pagina, così nel momento in cui andranno a pubblicare qualcosa vi arriverà direttamente la notifica push sul vostro dispositivo. Io, qualora non l'avreste ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto e condividerlo sui social. Per questo pomeriggio è tutto, ci becchiamo stasera, ciao belli, ciao.